Ciao, bentornati su Una Fetta di Paradiso, benvenuti. Sono sempre nella location della sala perché mi sembra un pochino più congrua con il tipo di video che vi devo girare. Oggi ti vado a mostrare i regali che ho ricevuto e che mi sono autoregalata per il mio compleanno, che è stato mercoledì. Oggi è sabato, quindi sono in tempo e ve lo beccate stamattina il video, così chiudiamo la settimana del compleanno. Allora, il primo regalo che vi mostro mi è stato regalato da una mia collega di lavoro che è tanto carina. Lei è un ingegnere, mi piace tantissimo, sia come lavora, le battute che fa, ridiamo spesso, insomma, veramente non le si può dire niente. E mi ha regalato, sapendo insomma che io sono vegana e che peraltro non sapeva che questo brand è il mio brand preferito, perché l'anno scorso, sempre nel giorno del mio compleanno, una mia cugina mi ha regalato, non so se ve lo ricordate, magari vi lascio la scheda informativa in alto a destra, mi ha regalato un cofanetto di questo brand con il sapone per il viso, la crema viso e una maschera viso. Io ho ancora in uso sia la crema viso che sta sul far della fine, il sapone per diciamo lavare il viso, invece la maschera la sto conservando. E lei, senza sapere niente, mi ha regalato questo brand proprio perché la profumeria le ha detto che è un prodotto totalmente, cioè un brand totalmente vegano. Quindi sono stata contenta due volte, prima per il pensiero e secondo perché appunto ha selezionato un brand apposito per le mie esigenze. E nella confezione regalo ho trovato Permanented Skincare olio Elisip illuminante. Lei dice che in estate utilizza l'olio al posto, quindi il siero, diciamo, al posto della crema. Ed effettivamente io, come sta iniziando il caldo, sto accusando l'utilizzo della crema perché sì, è idratante, sì, diciamo, ha una texture leggera, però con il caldo, col sudore, io inizio, mi suda la faccia. Ragazze, già alle 7:30 di mattina mi suda la faccia. Quindi quando lei mi ha detto io non utilizzo questo brand, ma ne utilizzo uno simile, comunque utilizzo un siero, sono stata contenta quando appunto mi ha detto che era appunto il siero perché lo volevo acquistare. E poi insieme mi ha preso il lip gloss naturale che dice che è fatto con petali e oli fermentati, e anche questo sono curiosa di provarlo. Anzi, sai che faccio? Scusate se tremate perché vi ho messo sempre sul totem di Freddy. Lo vado a provare insieme a voi perché così vedo anche com'è la texture e la tenuta. Allora, e in odore. Questo penso per idratare le labbra. Ah, guardate che carino, non so se si vede, dentro ci sono proprio i petali. Guardate. Non so se metta a fuoco, se effettivamente si vedano. Ci sono proprio i petali dei fiori. Bello. È leggero comunque. E poi è un odore che non guasta perché, insomma, queste cose che profumano sulle labbra non è che mi facciano impazzire. Quindi questo è stato il primo regalino. A few moments later. Il secondo regalo mi è giunto dalla mia migliore amica che abita a Roma e che il giorno prima del compleanno, no, il giorno stesso, se non so, mi ricordo se era il giorno stesso o il giorno prima, ma credo il giorno stesso del compleanno, mi ha detto: io ti voglio fare un regalo, se scegliti qualcosa su Amazon, così te lo faccio arrivare direttamente dove vuoi. Allora, io che il giorno prima ancora avevo selezionato un prodotto che mi era uscita la pubblicità su Instagram e come l'ho visto ho detto no, vabbè, c'è un prezzo pazzesco e mi piaceva perché poi quest'anno l'avrei voluto prendere, ma non ho fatto in tempo a prenderlo a Tezenis, ovviamente di un altro design. Comunque, come l'ho visto su Amazon, l'ho messo nel carrello. Quando lei mi ha detto così, le ho detto: guarda, ho trovato il regalo, perfetto, ti mando la foto, lo screen con la taglia, così mi prendi quello. E ho detto: ovviamente ti farai grosse, grasse risate, perché lei alla mia età è solo che è di luglio. E quindi io le ho detto: anche se ridi, voglio quello. E quindi lei alla fine si è fatta una risata e ha fatto l'ordine. E il giorno dopo il mio compleanno mi è arrivato appunto il regalo. Di che cosa sto parlando?
allora, solo quelle della mia generazione e forse, forse qualcuna perché ha la mamma o perché ovviamente ha qualche parente che lo ha guardato, perché le mie colleghe, che sono tutte e due, una di 28 e una di 33 anni, ah bello, cioè non sapevano che cosa stessero guardando. Quindi se sei della mia generazione, ok, altrimenti te lo fai spiegare. E questa è la t-shirt, no vabbè ragazzi, è troppo 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 bella, guardate, c'è Torakiki, Micha, Yaki mi sembra si chiamasse la ragazza, Yaya la chiamava, è lo Spank, e della stessa collezione, questo è un brand che poi peraltro guardate quanto è carino il logo, c'è la B con la codina qua tipo diavoletto, e allora il brand si chiama, aspettate ve lo dico, Blasphemous. Siccome è una t-shirt avvitata, ho preso una large perché ovviamente non sono stata là a prendere le misure, ok, ovviamente me la sono provata solamente così, di spalla credo che vada bene, proprio perché appunto è avvitata ed è troppo carina, la trovate sia in bianco che in nero, però il nero secondo me non ridava bene lo Spank, non lo so, lo vedevo troppo, non lo vedevo bene, insomma c'erano altri cartoni, però ecco io lo Spank, no vabbè, quando forse potevo avere 7 anni e quindi quando l'ho visto ho detto era troppo carina, regalami questa. E se volete sapere il prezzo, 19,90 euro, perché ovviamente lo selezionato io sapevo quanto costasse, e questo è stato un regalo che non lo so, mi ha messo subito ilarità perché mi ricorda, ho bei ricordi di Hello Spank, e quindi qualsiasi cosa sia a esso attinente, ti mostro anche un'altra cosa, guarda, ho messo anche il, non so se si vede, aspetta, sto affadando, perché c'ha lo sfondo giallo, magari poi ti faccio la foto, te la metto qua, ho messo anche lo screen dello smartwatch perché vabbè mi fa troppo ridere. Stata all'acquestapone, come ti ho detto nel video precedente a questo, dove però non ti ho fatto vedere tutto, e ho fatto un regalo a me e a mio marito. Tu dici, il giorno del tuo compleanno fai regali? Sì, perché mi piace fare regali più che riceverli, cioè alla fine sono contenta anche di riceverli, però se ti devo dire, ti piace, sai le classiche domande che fanno, no? Tipo ai quiz, no? Ti piace più farli o ricevere? No, io sinceramente mi piace più farli, però vabbè, se ovviamente me lo fai il regalo, non è che ti dico, ah no, grazie, non lo accetto. Allora, per mio marito che aveva terminato il profumo, quello che metteva diciamo per tutti i giorni, non quello per uscire, noi facciamo queste distinzioni, gli ho preso il Fila Power qua, che fa un profumo anche fuori dalla scatola. Ne ho provati tantissimi di profumi, ovviamente anche di marche più costose, però siccome lui mi ha detto che ne voleva uno, insomma così, un passepartout per tutti i giorni, che insomma non è dove spendere il ridio, a 14,90 perché l'ho trovato in offerta, ho preso questo della Fila, che oh ragazze, profuma tantissimo ed è proprio buono, cioè il tipo di profumo che a me piace. Per me invece, il regalo per me, ero uscita la mattina che volevo spendere almeno diciamo 70 euro per un profumo, quando poi invece sono arrivata all'acquestapone è stato destino Hypnotic di Dior, adesso non ricordo quale amica mi avesse detto che esisteva ancora, e lo avevano finito, cioè non c'era nello stand dei profumi. E quindi poi, quando poi ho visto anche il prezzo, che veniva 79 euro la boccetta da 30 ml, cioè ragazze non si può sentire, ho detto no, Valenti, anche no, cioè anche meno voglio dire, cioè se finché è un regalo che fa mio marito il Natale va bene, ma se lo devo sborsare di tasca mia, insomma posso scegliere qualcos'altro. E quindi guarda, riguarda tutti i prodotti in offerta e soprattutto provare i tester, alla fine mi sono invaghita di Blue Marine Rosa, che oh ragazze, è veramente buono, è un 30 ml, è ancora vergine, infatti non vedevo l'ora di fare il video per aprirlo con voi, perché volevo vedere com'era la boccetta, perché la boccetta del tester non me la ricordo com'è, in quanto ne ho provati talmente tanti, che alla fine mamma mia, come si apre la plastichina qua, fa un profumo, sapete quando vi mettete la crema, mamma mia quanto è buono, la crema per il mare, no? E poi c'è questa evaporazione con il caldo, quando la pelle si riscalda inizia a evaporare il profumo del, diciamo, dell'abbronzante.
però un po' sul rosato, insomma non ve lo so spiegare, ma mi sono innamorata di sto profumo, tant'è che io che uso sempre Ferragamo, mio marito quando ha saputo che avevo preso un Blue Marine mi ha detto: ma è di marca? E io gli ho detto sì, è di marca, gli ho detto anche per cambiare, per non svenarci, tutto quanto è carina la confezione, no vabbè ragazze, giustamente profuma di rosa, che cosa ci poteva, cioè di fiore comunque, che cosa ci poteva stare sopra? La rosa, ma guardate quanto è carino il tappo, no troppo bello, vabbè io tipo bambine, no è troppo carino il rosa, guardate quanto è bello, è proprio fatto bene, ma poi fa un profumo, ma veramente ragazze pazzesco, questo è il, che poi è carino anche, cioè voglio dire una volta che finirà la boccetta è carino pure come soprammobile, e questo c'aveva comunque il vaporizzatore, ma fa un profumo ragazze, allora l'ho trovato a 22,90 in offerta, tante volte, mamma quanto è buono, è fresco, è floreale, è proprio estivo, mi piace tantissimo, è bello, bello e buono, vabbè, troppo contenta, beh io come i bambini piccoli proprio, cioè mi accontento di poco, insomma si vede no che mi piacciono le piccole cose, è veramente bello, sono contenta, vado ad appoggiare e torno. A few minutes later. Poi lascio in ultimo il regalo dei miei genitori, ma in ultimo non perché non sia valido, ma perché è troppo bello e quindi ve lo mostro alla fine. E sono stata a Pittarello ho fatto un po' di shopping pour moi e ho speso 56 euro e ti spiego anche, c'è un preambolo. Allora, siccome ho messo da parte dei soldi per il mio compleanno volutamente, perché appunto mi volevo regalare qualcosa di bello, e quando poi è arrivato il momento del compleanno e il pomeriggio che ero sola, ho girato per mare e per monti nei vari negozi, mi sono resa conto che l'unico regalo che io mi sarei voluta fare sarebbe costato più di 100 euro. Allora mi sono detta, vuoi scartare un unico regalo o con 100 euro, e in realtà ho risparmiato 30, ne vuoi aprire più di uno? E quindi diciamo, è valsa la seconda opzione. E quindi qui ho speso 56, poi i 30 euro di acqua e sapone e diciamo con meno di 100 euro sono andata liscia come l'olio. E, anzi, ho fatto anche regalo a mio marito, quindi... Allora, qui la scatola mi ringrazia, ancora prima non so il motivo, però la scarpa si chiama grazie, quindi anche questo voglio dire, grazie dei fiori. Tutto brandizzato grazie da tutte le parti. Allora, questa scarpa è una scarpa che fuori produzione, sapete quegli stand dove mettono le ultime taglie, gli ultimi modelli, le ultimi rimasugli delle vecchie collezioni, e come l'ho vista mi è subito saltata all'occhio. Allora io che faccio? Non so voi che cosa fate, ma io vi dico cosa faccio io quando entro a Pittarello, perché ho scarpe, insomma questi magazzini che vendono tante scarpe, siccome ce ne sono veramente una fiumana, io faccio prima il giro di tutti gli stand e se trovo qualcosa che mi piace focalizzo dove si trova. Poi una volta che ho fatto tutto il giro e calcola che dentro Pittarello ci sono stata più di un'ora, torno sui miei passi e vado a prendere le scarpe che ho selezionato. Questa è stata una di quelle, nel senso che effettivamente in tutto il negozio le due scarpe che ho comprato sono state le uniche che mi sono piaciute, e quest'anno ho usato perché ho preso un modello che io di solito non indosso, che però è molto simile a quello che indosso, e quindi alla fine ho detto vabbè Valentino per anno cambiamo, e vi sto parlando di lei. Allora, questa è una scarpetta, un sandaletto ovviamente basso, però c'ha un pochino di tacco, che mi è piaciuto tanto per questo gioiello fatto in legno. Cioè senza arte né parte ragazze, però prima di tutto è bianca, io un sandalo bianco non ce l'ho da anni, perché l'ho sempre preso nero e color cuoio per essere diciamo un po' più passepartout, però siccome ho messo tanto di bianco quando l'ho vista, ed è stata una delle poche in bianco, perché quest'anno Pittarello ha messo tutte scarpe molto colorate, molto etniche, ho fatto fatica a trovarne appunto un paio che mi potesse piacere, e questa era l'unica 38, perché io dei sandali indosso la 38, l'unica 38 di questo modello, che mi è piaciuto tantissimo, e come ti dicevo è il modello che ha il tallone scoperto, però qui c'è la molla, perché a me non piace la fibbia, perché la fibbia poi alla fine devi rifare i buchi, si allenta, è troppo stretta, invece questo essendo molle
molleggiato, come introduci il piede, ti rimane sulla caviglia così come lo metti e addosso sta benissimo, non mi va né stretta né larga e mi piace veramente tanto. E poi la trovo sia elegante ma anche casual, cioè a seconda di quella che metti, del vestitino che metti sopra o dell'abbigliamento che indossi, la puoi ovviamente sfoggiare. E questa l'ho pagata 21,90 euro. Siccome questo era comunque cioè una sola scarpa c'era di sto modello, una sola taglia che peraltro era la mia, cioè mi diceva comprami, d'altronde mi ha anche ringraziato perché poi mi ha scritto grazie, quindi la dovevo prendere, ragazze, ed è veramente veramente bella, bella, semplice, come le cose che piacciono a me, che sono carine ma semplici, senza fronzoli, senza... Io so così, ragazze, voglio dire, mi seguite da un po', quindi avete capito com'è, come sono, e questa è ecco, una di quelle scarpette che sicuramente sfrutterò tanto e soprattutto mi ringraziano, quindi voglio dire, mi ringrazi, va bene. Un video shopping che dura quanto un vlog. Poi Miss Papalea, certi brand, questi pittarelli. E questa era una scarpa che io ho provato in oro rosa, ma non mi convinceva, ossia, mi piaceva il modello, nel senso il modello come è fatto e tutto quanto, però sto oro rosa, poi ho iniziato a pensare, do lo abbino, do lo metto. E insomma, alla fine delle giostre, siccome ho misurato prima quella bianca e già me la portavo a spasso perché la volevo prendere, mi sono detta, Valentina, ti si sta a rompere quella nera, riprendiamo la nera, e quindi ho selezionato questa che è veramente carinissima, ha lo stesso modello di quella bianca con la molla, però questa è un po' più morbida rispetto a quella bianca e ha tutti questi gioielli che sono effettivamente di metallo dorati, però sotto vedi che poi io mi chiedevo, ma poi sopra il piede quando si riscalda ti ustioni, invece sotto c'è il cordoncino, solo sopra c'è questo gioiello. E poi quello che mi è piaciuto sono stati i fiorellini laterali, no vabbè ragazze, veramente bellissimi, veramente belli belli. E addosso calza bene, ho preso sempre una 38, il prezzo di questa è di 22 euro e 90, cioè costano 1 euro in più di quelle della collezione scorsa, ma sono stupende. Di queste le trovate nere, bianche e oro rosa, però ti ripeto, l'oro rosa sì, l'avevo presa, ma poi non mi convinceva a livello di abbinamenti per il mio abbigliamento e quindi alla fine ho selezionato questa in nero, ma più per una questione di utilità. Questo prodotto che ti sto per mostrare è un prodotto che ho trovato al 50% in negozio. Il mio regalo originario che mi sarei voluta regalare nel negozio, proprio quello di marca, era questo, cioè questo prodotto che ti sto per far vedere, solamente che aveva un prezzo esorbitante, però siccome ero nella settimana del mio compleanno, lo avrei trovato, cioè avrei avuto lo sconto del 30%. Quando però poi ho visto a Pittarello che lo vendeva con lo sconto, ovviamente non è lo stesso prodotto, ragazze, cioè io vi sto a parlare di un prodotto così veramente che lo usi tutti i giorni, alla fine sempre vale il discorso di prima, ho detto vabbè Valenti prenditelo qua, comunque mi sono fatta più di un regalo, va bene così, e sto parlando dello zainetto. Allora, volevo uno zaino bianco perché sto sfruttando tantissimo la borsa bianca che prese a Carpisa quest'inverno e quando ho visto questo ho detto no vabbè, è destino che io ti acquisti. Il prezzo originario era 22,90 euro, poi quando ho letto 50% di sconto alla cassa, capisci bene che per 11,45 voglio dire, preso subito. La cosa carina è che qui c'è la fila con la cintina, ma in realtà c'è la clip. Poi ha una cerniera davanti, la cerniera dietro che a me piace tantissimo perché io di solito ci metto il cellulare dietro con le chiavi. E poi ha due cerniere perché è uno zainetto con due scomparti diversi ed è troppo bello, 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 bello. Allora, io in questo inverno ho usato tantissimo lo zaino nero di Carpisa, ma veramente l'ho sfruttato tantissimo, non ha fatto una piega. Ne avrei voluto appunto prendere uno più estivo e questo bianco mi chiamava. Inoltre lo trovate anche di altre colorazioni, quindi poi alla fine ho preso questa. Troppo carina, ragazze, cioè, veramente mi sono autoregalata qualcosa che mi è piaciuto tanto e che comunque il prezzo è molto più abbordabile, no? Come si dice, della borsa che poteva costare anche 100 euro. E poi in ultimo il regalo dei miei genitori, un video veramente... Vi addormenterete mentre lo vedete. Allora, il regalo dei miei genitori è un regalo d'abbigliamento. Siccome mia mamma sta
vedendo che mi sto divertendo a fare i mix and match, no? Come si dice nel gergo, cioè nel senso comunque organizzo degli outfit settimanali, di solito la domenica sera per la settimana, così non ho più l'ansia del cosa mi metto questa mattina, nella fretta poi per andare al lavoro. E nella boutique dove ci vestiamo da una vita, soprattutto mia mamma perché ci si veste da 50 anni, mi ha preso questo completo che adesso vi mostro, ovviamente poi ve lo mostro, ve lo faccio vedere anche indossato, ma lo metto qua magari. Quindi mi sposto un pochino così poi avete me che lo indosso. Allora, essenzialmente è un jeans leggings perché non ha la cerniera, proprio un leggings, non ha né cerniera né bottoni e le tasche sono pure finte, quindi è proprio una sorta di leggings. E dietro ha il particolare sulla finta tasca con questo fiocchetto, ce l'ha solo sul lato di destro. E poi la caratteristica di questo jeans leggings, che però è un jeans, ragazze, cioè non ha il tessuto di cotone del leggings, è proprio il jeans, è che alla base ha questi bottoni gioiello che sono carinissimi. Ce l'ha su tutte e due le gambe e sono veramente belli. Peraltro sto notando adesso che il primo è color ghiaccio, il secondo ridà sul celestino. E la particolarità di questi leggings jeans è che arrivano sopra la caviglia. Quindi con un tacco fanno paura, ma anche col sandaletto hanno un loro perché. E sopra questo jeans mi ha messo, che poi non ho capito se era proprio il completo così o lo ha selezionato lei, se vi stesse chiedendo il brand Emanuela Costa, che non si vedrà mai perché eccolo qua, è tutto argentato Milano. E sopra appunto, che non so, ti dicevo, se era il set o lo ha selezionato lei per fare il completo. E c'è questa t-shirt che è più che una t-shirt è una casacchina, tutta fatta di pizzo, che è veramente bellissima, con gli intarsi qui, i voulant di jeans, che quindi si sposa benissimo con il jeans sotto. E ce l'ha anche sul collo, vedi, è fatto di jeans questa cucitura, ed è fatto tutto di pizzo, è pizzo. Ed è stupendo, addosso ragazze, veramente meraviglioso. Ecco, siccome questo è un altro brand, credo che abbia fatto il set, ma non è della stessa collezione. Questo si chiama Ambra Corsini Collection, che non mette a fuoco, non ho capito perché. Comunque, vabbè, fidatevi sulla parola. Bello, 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 sono rimasta a bocca aperta e ovviamente questo da indossare per una cena, per andare al lavoro, perché come ti dico sempre, al lavoro mettono l'aria condizionata, quindi il fatto di avere il jeans sotto forse è anche coprente, nel senso che non ti congeli. Ma bello, 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 veramente mi è piaciuto tanto e quindi è stato un regalone, perché insomma, il regalo fatto nella boutique ha sempre il suo valore, oltre che economico, anche affettivo. E quindi ragazze, questi sono stati i regali del mio compleanno. Per il momento passo e chiudo con questo video che è durato un'eternità. Quindi vi auguro un buon weekend. Bacio grande a tutti. Ciao!